Buonasera, siamo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma con il professor Franceschi. Professore, buonasera, grazie di Buonasera, essere con buonasera a noi. voi. Professore è responsabile dell'unità di medicina d'urgenza e pronto soccorso e parliamo proprio dell'emergenza, quindi dell'accesso al pronto soccorso e dell'uso degli antidolorifici, quindi di uno studio che avete fatto molto importante sul diclofenac, che è un fan molto molto utilizzato, quindi comunque purtroppo spesso anche in prescrizioni fai da te, come sappiamo nel quotidiano, però nel pronto soccorso che tipo di ruolo ha e che cosa è emerso da questo studio? Allora, sicuramente nel pronto soccorso ha un ruolo fondamentale perché al pronto soccorso si accede normalmente per dolore, cioè il dolore è la prima causa di accesso. Poi che sia dolore toracico, cefalea, dolore addominale o il dolore somatico, che è quello che interessa di più i FANS, ovviamente bisogna fare un distinguo. I FANS vengono molto utilizzati nel dolore somatico. Parliamo del dolore post-traumatico, ad esempio, oppure del dolore articolare spontaneo, banalmente dell'odontalgia, dell'otalgia, ma anche per la cefalea, diciamo, nel paziente cefalalgico noto, spesso si fa ricorso ai FANS. Occorre precisare come i FANS non siano tutti uguali, si rischia di mettere tutti questi principi attivi in un unico calderone. In realtà ognuno di loro ha una potenza e una dignità precisa, dipende dal tipo di patologia sul quale noi andiamo ad utilizzare. L'importanza anche di valutare il paziente nella sua globalità, quindi di procedere a una personalizzazione del trattamento indipendentemente dal sintomo che presenta in quel momento, quindi anche un'anamnesi, uno studio per poi scegliere appunto il FANS più dedicato o qualunque altro farmaco. Assolutamente sì, noi dobbiamo considerare che oggi l'età media è avanzata e per cui spesso in pronto soccorso arriva un paziente polipatologico e in politerapia e quindi è lì che noi dobbiamo andare a capire qual è il farmaco migliore che noi possiamo dare su quel paziente, ma anche nel giovane. Faccio sempre l'esempio del paziente che arriva ad esempio con un politrauma. Questo paziente noi ab inizio non sappiamo se verrà o non verrà operato, quindi se necessiterà anche di interventi, diciamo, più invasivi, no? Diagnostici o terapeutici più invasivi. È chiaro che i FANS, che hanno attività antiaggregante piastrinica, sono quelli che mettono a maggior rischio questo paziente, magari di sanguinamento, anche possono inficiare l'esito. O comunque incrementare notevolmente il rischio operatorio di questi pazienti. Ecco, dobbiamo sapere che non tutti i FANS hanno l'attività antiaggregante piastrinica, o se l'hanno, non l'hanno allo stesso modo, allo stesso grado. Parlando dell'anziano, spesso l'anziano è un paziente polivasculopatico, magari alcuni hanno avuto l'infarto, l'ictus, alcuni assumono la cardioaspirina o a volte assumono anche l'anticoagulante, magari i fibrillanti cronici, piuttosto che la doppia antiaggregazione piastrinica. E anche lì dobbiamo scegliere il farmaco giusto per il paziente giusto. Quindi i FANS, ripeto, non sono tutti uguali, ognuno ha una sua caratterizzazione. Professore, lo studio sul diclofenac, quindi revisione di numerosissimi casi, che tipo di evidenze ha portato e anche e soprattutto che ricadute? Allora, per noi sicuramente molto positive, le spiego brevemente. Tutti i FANS sono stati attaccati, diciamo, da alcuni studi epidemiologici che l'hanno messo in relazione agli effetti avversi cardiovascolari, cioè terapie a lungo termine, con dei FANS, determinati FANS. Quasi tutti i FANS hanno determinato questo, ma questi dati partono ancora prima che con i FANS, con i COXIB, con gli inibitori degli anti-COX-2, hanno evidenziato un ruolo negativo sulla mortalità cardiovascolare. Quindi sul reinfarto, l'infarto, l'ictus e la mortalità cardiovascolare in generale. Per cui il messaggio che è passato è di non utilizzare i FANS e comunque il diclofenac in particolare, in quanto si è detto che il diclofenac è accomunabile ai COXIB nella mortalità cardiovascolare.
E giusto per dare un'idea, ci sono degli studi che dicono che l'utilizzo dei FANS o del diclofenac possono raddoppiare o triplicare il rischio di mortalità cardiovascolare. Quello che non si è detto però è che parliamo di trattamenti in cronico, quindi trattamenti per mesi o anni, a dosaggi off-label, sono dosaggi spesso raddoppiati. Poi molti di questi studi sono stati condotti negli Stati Uniti dove non c'è un controllo reale dell'assunzione della terapia da parte del paziente, perché basta andare nel supermercato e comprare magari degli altri FANS, quindi non sappiamo effettivamente qual era il dosaggio assunto da quel paziente per quel determinato periodo. E allora noi abbiamo voluto sottolineare tutti questi aspetti, dimostrando in particolare sul diclofenac che la mortalità cardiovascolare non è insita nella molecola di per sé, ma è dose e durata dipendente. Cioè, se noi facciamo una terapia per brevi durate e a basso dosaggio, e anche lì sul basso dosaggio si è discusso tantissimo, cos'è un basso dosaggio per il diclofenac? Noi per basso dosaggio, noi della nostra scuola, del nostro gruppo, intendiamo 50 mg. Calcoliamo che spesso l'utilizzo del diclofenac è di 150 mg al giorno in cronico, quindi è il triplo del nostro basso dosaggio. Ecco che questo ovviamente va ad inficiare, no, tutti i dati sulla mortalità cardiovascolare. Quindi se assumiamo che il diclofenac possa effettivamente aumentare il rischio cardiovascolare nella terapia in cronico per terapie superiori a un mese ad alti dosaggi, questo non è vero per le terapie di breve durata, parliamo di 2-3 giorni, per dosaggi più bassi, quindi 50 mg o nell'anziano sarcopenico, magari con basso BMI, anche 25 mg possono essere utili nel trattamento del dolore, senza incremento del rischio cardiovascolare. Quindi comunque un messaggio importante che, utilizzato nelle dosi giuste e soprattutto sotto prescrizione medica, i FANS sono comunque dei farmaci straordinari. L'importante è non farne un abuso, non farne una scelta individuale nell'andare in farmacia quando si ha dolore e assumerlo senza comunque assolutamente una indicazione. Anche perché dobbiamo poi distinguere il dolore somatico, il dolore nocicettivo da quello neuropatico. Ad esempio, se il paziente ha un dolore neuropatico non deve utilizzare i FANS perché non funziona. Se il paziente ha un dolore nocicettivo può utilizzare i FANS, e i FANS possono essere eccezionali soprattutto nel trattamento dell'infiammazione, del dolore infiammatorio. Quando noi abbiamo un'artrite, comunque un dolore in cui c'è una componente infiammatoria, è chiaro che il FANS, essendo un analgesico contemporaneamente un antinfiammatorio, gioca un ruolo fondamentale. L'importante è il dosaggio e l'importante è scegliere il tipo di FANS giusto per quel paziente. Un esempio tipico: il diclofenac è vero che è prevalentemente un anti-COX-2, ma grazie a questo ha scarsissima attività antipiastrinica. Quindi nel paziente che assume la cardioaspirina io posso tranquillamente dare il FANS, il diclofenac, in acuto, senza annullare l'effetto della antiaggregazione piastrinica dell'acido acetilsalicilico, il quale invece viene inattivato da molti altri tipi di FANS. Quindi io devo sapere il tipo di paziente che sto trattando. Ed allora, allo stesso modo, se il paziente sta assumendo un anticoagulante orale, anche il nuovo anticoagulante orale, magari con il diclofenac io non vado a incrementare troppo il suo rischio di sanguinamento, cosa che invece non avviene per altri tipi di FANS. Ecco che scegliere il principio attivo giusto per il giusto paziente, magari che assume una politerapia, diventa di fondamentale importanza. Parlando di emergenze di pronto soccorso, quali sono le problematiche e le patologie che portano più spesso un paziente a rivolgersi per il dolore? Perché molto spesso, chiaramente, un trauma, è evidente che il dolore è conseguenza al trauma, ma quali sono anche le patologie per cui un paziente arriva in pronto soccorso e chiede appunto aiuto per il dolore? Allora, a parte i traumi, giustamente, che sono la prima causa d'accesso appunto per dolore somatico, e abbiamo ad esempio le otalgie, abbiamo le cefalee, abbiamo le odontalgie, ma anche le artralgie. Il paziente magari è poliartrosico o l'artritico che ha una riacutizzazione del suo dolore. Abbiamo le lombosciatalgie,
che spesso colpiscono persone che hanno o non hanno dei problemi di scali, cioè tutta una teoria, ad esempio, ecco, nella lombosciatalgia cronica o nella lombalgia cronica, il cosiddetto low back pain, ad esempio la terapia analgesica è poco efficace, quindi in quel caso non andrebbe neanche fatta la terapia analgesica, andrebbe consigliata al paziente di fare magari una ginnastica posturale piuttosto che un'attività fisica costante. Però spesso il paziente magari con dolore somatico è il paziente che ha un'otalgia, che ha un dolore comunque importante, che necessita di un trattamento rapido. È per questo che noi, ad esempio, nel nostro pronto soccorso abbiamo sviluppato un algoritmo che permette di trattare il dolore direttamente al triage. E parliamo di dolore somatico, ovviamente, non cefalea, non dolore toracico, non dolore addominale. Permette all'infermiere, previo a un contatto telefonico col medico, di trattare immediatamente il paziente una volta che questo è stato comunque inserito nel triage dall'infermiere deputato al triage. Questo rende anche molto più veloce la risoluzione quantomeno della fase acuta del dolore, che comunque è quello per cui un paziente anche poi è sotto stress nel momento in cui si rivolge al pronto soccorso, quindi il poter accelerare il processo credo che sia l'ottimizzazione del percorso di cura. Assolutamente sì, perché noi sappiamo bene come il paziente che viene in pronto soccorso è già in una condizione di stress. Il pronto soccorso è già un ambiente, diciamo, stressogeno di per sé. Certo. È chiaro che chi ha dolore e aspetta ore prima di essere visitato da un medico e quindi riceve una terapia analgesica, un paziente che accumulerà una certa dose di stress che di certo non farà bene al suo dolore, tutt'altro. E quindi questi algoritmi possono permettere di trattare immediatamente il paziente, il quale poi aspetterà la sua visita, però, ma con la terapia analgesica già in atto. E in conclusione, professore, ricordiamo anche quanto il dolore sia sempre comunque da considerare di per sé, non soltanto come sintomo, come espressione di una problematica, di una malattia, ma vada sempre trattato e considerato nella sua interezza, perché poi il dolore diventa malattia. Assolutamente sì. Il dolore deve essere trattato quanto prima. La storia che il dolore va lasciato per seguire l'andamento delle malattie è oramai anacronistica, non deve essere più fatta. E il dolore è sintomo di, può essere sintomo di una malattia, e quindi è bene sapere che il paziente ha dolore in un determinato punto, e questo ci può aiutare per la diagnosi, ma una volta che il paziente l'ha detto va trattato, assolutamente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che un paziente che si trova in un ospedale, quindi il pronto soccorso è comunque un ospedale, con un dolore superiore a 3, in una scala da 0 a 10, comunque debba essere trattato, e questo è quello che noi dovremmo fare tutti. Spesso, purtroppo, specie nel setting dell'emergenza, ci si focalizza più sulla diagnosi e meno sulla terapia, e invece diagnosi e terapia devono sempre andare di pari passo. Bene, professore, la ringraziamo moltissimo anche per aver chiarito degli aspetti di un farmaco molto utilizzato, come tutti i FANS, molto, molto utilizzati, e però nell'ambito del pronto soccorso dell'emergenza credo che appunto questo studio sottolinei proprio il ruolo del diclofenac, quindi grazie ancora per averci spiegato esattamente come siete arrivati a questo studio. Grazie, buona serata. Buona serata a voi, grazie.